Telespettatrici e telespettatori di Rossini TV, buongiorno, benvenuti a Casa Rossini, il nostro salotto con ospiti che oggi arriva a una fase cruciale della sua storia. Inutile far finta di niente, siamo alla 67esima puntata, oggi è venerdì 28 maggio, in diretta come sempre. Dicevo, inutile far finta di niente, questa è la puntata che conclude la prima serie, la prima stagione. Se fossimo una sitcom potremmo dire che oggi è il finale di stagione. Ma noi naturalmente, anche per questo finale di stagione, abbiamo comunque i nostri ospiti, abbiamo comunque le nostre cose da raccontarvi, per cui entriamo subito nel vivo con i nostri contatti, 351-708-9977, casarossini@rossinitv.it per mettersi in contatto con noi, farci avere domande e curiosità oggi in particolare, visto che appunto è la puntata conclusiva, ma anche per partecipare al sondaggio molto scherzoso che noi stiamo proponendo da diverse settimane ormai e che è anche sui siti online, sui canali social, e Instagram e Facebook. Lo trovate appunto sulle pagine Instagram e Facebook di Rossini TV. La domanda che vi abbiamo proposto oggi è un sì no ed è: tatuaggi. Tatuaggi sì o tatuaggi no? State rispondendo in tanti, più tardi vi daremo l'aggiornamento. Qui abbiamo fatto qualche scelta di qualcuno particolarmente tatuato, anche perché poi farvi vedere immagini di qualcuno non tatuato ci sembrava poco significativo. Comunque state rispondendo in tanti, la tendenza al momento è verso il no, ma vedremo come andrà più tardi, quando prima della pausa pubblicitaria vi darò gli esiti. Oggi, secondo Personology, è il giorno dell'iniziatore di nuove strade, e casca a fagiolo qui, visto che oggi concludiamo una stagione, possiamo cominciare a percorrere altre strade. E in queste 67 puntate noi abbiamo avuto 173 ospiti, 84 ore di diretta e 430 ore di messa in onda circa, naturalmente, perché naturalmente c'erano tutte le nostre repliche. Ma torniamo alla tradizione e ricordiamo che la Chiesa Cattolica oggi celebra San Germano di Parigi. Siamo intorno al 500, 496 la data di nascita, 576 la data di morte. Fu vescovo di Parigi dal 555. L'evento storico che abbiamo scelto per il 28 maggio risale al 1987. Forse ricorderete il pilota 19enne tedesco occidentale Matthias Rust, o Rust, non so come si pronuncia in tedesco, in piena guerra fredda sfugge alla difesa aerea sovietica e atterra con un aeroplano da turismo in Piazza Rossa a Mosca. Viene immediatamente incarcerato, verrà rilasciato dopo più di un anno il 3 agosto 88. Era uno studente aviatore per passione, ha intrapreso questo volo illegale facendo anche un bel giro per essere sicuro di non venire intercettato. Vedete, questa è la mappa del suo volo. Praticamente quando stava per arrivare dopo Helsinki si è abbassato sotto il livello dei radar, sotto i 600 metri, scomparso dai radar, si erano tutti organizzati per andare a soccorrerlo, quando poi invece lui, bello, ha fatto questo atterraggio direttamente in piazza Rossa. Considerate che in quegli anni entrare in piena guerra fredda, entrare e superare gli spazi aerei della Russia poteva costare anche caro. Solo pochi anni prima l'aviazione russa aveva battuto un volo civile che aveva sconfinato nello spazio aereo, e invece lui è riuscito ad arrivare, diciamo che voleva dimostrare, dare un segnale di pace. Non gli è andata poi così bene, e soprattutto il seguito della vita di questo personaggio è abbastanza controverso. E il pensiero del giorno, una citazione ancora una volta, questa volta del Mahatma Gandhi: sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. E ringraziando ancora una volta per l'allestimento dello studio Gulliver Onlus e Tiziano Donzelli, diamo il benvenuto al primo ospite di questa mattinata, Dario Corsi, presidente Italian Legend Bicycle. Buongiorno Dario, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a te Paolo e buongiorno a tutti i telespettatori di TV Rossini, naturalmente. Allora, come vedete Dario non è solo, chiariamo subito, gli abbiamo chiesto di portare in studio un cimelio assoluto, questo è una, mi ha chiesto di aiutarlo a portarla dentro ed ero emozionato, pur non essendo io un ciclista, né praticante e neanche tutto sommato così appassionato, però la possibilità di mettere le mani sullo stesso manubrio sul quale il pirata agiva per le sue imprese è comunque sempre un momento emozionante, e già ti ringrazio per ora, già solo per aver
aver portato qui la bici, ma avremmo molto da parlare. Non poteva mancare la bicicletta del pirata, siamo una città della bicicletta, quindi abbiamo questa fortuna di avere la bicicletta originale del 98, quando vinse il Giro e il Tour, emozionando tutti, dal ciclista appassionato alla nonna che non sapeva cos'era il ciclismo. Oggi parleremo proprio di lui, della sua vicenda, e parleremo di un libro che tu hai dedicato proprio a questo, ma andiamo per ordine, e anche per te, il responso del libro Personology. Questo è un librone che racconta, delinea i tratti del carattere sulla base del giorno di nascita. Tu sei del 10 gennaio, dico bene? Il giorno dello sguardo penetrante. E già qui devo dire che ci siamo, perché se penso a te, penso a uno sguardo acuto e attento. I nati il 10 gennaio sono, prima di ogni altra cosa, degli individui dotati di un grande realismo, capaci di affrontare senza esitazione qualunque avversità, facendosene un'idea molto precisa e passando quindi all'azione. Raramente cadono preda del falso ottimismo o di speranze e visioni irreali, e vanno assai fieri dell'estremo realismo con cui valutano ogni situazione. Non l'ho letto prima, è una cosa, siamo tutti impressionati, ti dico, 173 ospiti, a gran parte dei quali ho fatto questo piccolo scherzo, e sono rimasti tutti impressionati. Nati in questo giorno abbiamo Lorenzo Bartolini, scultore italiano, nato tra il 700, vissuto tra il 700 e l'800, e Rod Stewart. Sapevi di Rod Stewart, nato lo stesso giorno? Non lo sapevo, però. Vedi? Adesso lo so. Tenace, autorevole, realista, sono i tuoi pregi, che abbiamo fatto un bel quadretto introduttivo. E adesso entriamo un po' nel vivo e nel motivo, insomma, per cui ci abbiamo pensato che valesse l'impegno di fare questa bella chiacchierata. Il tutto prende spunto da un libro, sì, che io ho qua, ma prende spunto da una tua passione molto forte, che è questa passione per il ciclismo e per la bicicletta. Perché non tutti quelli che sono appassionati di ciclismo praticante poi sono anche appassionati dell'oggetto bicicletta. Tu invece hai questa passione molto forte per l'oggetto tecnico, sì, le collezioni, diciamo, ti piacciono, insomma. Anche un mio carissimo amico, Adriano Vispi, mi ha trasferito questa passione per l'oggetto, ma deriva anche dalle motociclette. Siamo la terra di piloti motori. Motociclette mi piacciono molto, capivo poco del motore, dell'interno del motore. Le biciclette sono più semplici, ed è quindi c'è stata questa passione per l'oggetto. Questa passione per la bici, unita al fatto che poi la tua attività ti ha portato a entrare, la tua passione anche per pedalare, ma anche la tua attività ti ha portato a entrare in contatto con ciclisti praticanti che tu, sì, prepari al meglio, sì, per le, diciamo, performance. La mia professione è proprio quella di preparatore atletico, tutti gli sport, specialmente nel ciclismo, ecco, quindi parlo di biciclette tutti i giorni. Allora, facciamo una scelta. Cominciamo dal libro o cominciamo dalle bici? Allora, cominciamo dal libro. La verità su Pantani merita, esatto, di essere raccontata. Allora, io questo libro l'ho letto. Tu mi hai chiamato, me l'hai dedicato. Io l'ho letto perché sono appassionato di lettura, ma soprattutto perché sentivo anche un po' il dovere, no? nei tuoi confronti. E mi ha fatto quello che io chiamo l'effetto report, adesso, che è questo: tu vedi una puntata, o in questo caso leggo il tuo libro, e dico, ma qui ci sono delle verità sconvolgenti, sconcertanti, succederà un macello. Invece poi cosa succede? Succede che sì, si prende atto di quello che tu hai detto in certi ambiti, però il grosso pubblico continua a non essere informato di una sconvolgente verità che tu porti in questo libro e che tu provi in questo libro, dimostri, ecco, sì, questo, diciamo, molto semplicemente. Io ho lavorato all'università in collaborazione con CONI, la federazione, proprio nell'antidoping, quindi sono un biologo ancora, anche se non lo pratico più la professione di biologo. Detto ciò, lavorando nell'antidoping ho trovato logico seguire la vicenda di Pantani quando fu escluso dal Giro d'Italia nel 99. È da lì che ci si riferisce per la caduta di questo campione, del pirata, no? È stato il primo momento nefasto. Ecco, io questo libro ho sentito il dovere di scrivere la verità, e quindi di scrivere con delle prove scientifiche inconfutabili, dimostrare che quel giorno, il 5 giugno del 99, il pirata era nel giusto, fu escluso dal Giro d'Italia ingiustamente. E con prove quindi scientifiche documentate nel libro, poi bisognerà leggerlo. Sì, sì, beh, certo. Tu l'hai letto, scritte certo, anche in certo, modo comprensibile, credo. Certo. Pensa solo che il libro, cioè tutti i miei dati furono consegnati a un notaio già a settembre. Riguardo
Il fatto che poi questo libro non sia andato sulle prime pagine dei giornali, naturalmente siamo stati nel lockdown, quindi pubblicare un libro durante il lockdown non, certo, è mai facile, è difficile presentarlo. In realtà giornalisti come Beppe Conti, Francesco Cenniti della Gazzetta hanno dedicato dei capitoli nei nuovi loro libri, loro sono giornalisti che scrivono di ciclismo, anche la Gazzetta stessa, su questa novità scientifica, perché tutti i libri di Pantani raccontano dei suoi scatti, delle sue vittorie. Qui si racconta meno delle sue, certo, ascese all'Alpe d'Huez, che ha fatto il record nel 97, ma si racconta come qualcuno sbagliò e quindi lo estromessero dal giro. E è un libro, io lo definisco un po' a valanga, no? Comincia piano piano, io sono sicuro che in futuro, ecco, non sarà un report, certo, ma sarà una valanga che arriva. Certo, certo, certo. Tu, tra l'altro, prendendoti un rischio, perché di solito sai che i titoli vanno, devono essere i titoli d'impatto che si ricordano per sempre, invece tu, prendendoti un rischio, l'hai intitolato Credo che c'è, anche con un minimo di credo che c'è qualcosa sicuramente di strano. Questa è proprio una frase virgolettata. Quando Pantani, diciamo, uscì dall'hotel Turing e si avviò verso l'ammiraglia per tornare nella sua Cesenatico, davanti ai giornalisti pronunciò proprio questa frase con un italiano sgrammaticato, però era un ciclista, non era un professore. E poi il momento probabilmente non era quello di star troppo attenti. Era molto nervoso, naturalmente, perché ricordiamoci che aveva più di 6 minuti sul secondo, a 3 tappe dalla fine, quindi il giro ormai era il suo. Pronunciò queste parole, ho voluto intitolare il libro proprio con queste parole, perché sottintendono una verità che lui non poteva conoscere, essendo un ciclista, non un biologo, non un biochimico, ma ha detto già lì la, certo, verità. Certo, cioè lui rilevava che comunque sia, sapendo di non essersi dopato, comunque sia qualcosa di strano c'era. Sì, poi, però non sapeva cosa. Senza accuse, senza neanche riferimenti, smarrito, no, cioè una frase da persona smarrita. Sicuramente qualcuno che ha fatto qualcosa e viene beccato, no? Certo. Chiamiamolo, diciamo così, sa di essere in torto, quindi forse abbassa la testa, no? E fugge via. In questo caso Pantani affrontò le telecamere, riuscì a pronunciare questa frase, ma poi fu intervistato anche da Minà, e sapendo bene di non aver fatto nulla di sbagliato, però lo mandarono a casa. Ecco. Pensiamo sempre a quei 10 che sono a casa che non sanno, cioè ce ne sono migliaia che sanno, ma ce ne possono essere anche 10 che non sanno bene. E allora per quei 10 ricordiamo che Pantani, all'apice praticamente della sua forma, sì, fisica e del successo e della notorietà, e Pantani è uno di quegli atleti, io li assimilo a Valentino Rossi, Alberto Tomba, sì, che riescono a far uscire dall'ambito ristretto del loro tipico sport la loro figura, per cui diventano trasversali, sono personaggi che diventano famosi anche tra le mamme, le nonne e tutti quelli che magari non si erano mai interessati a quello sport, proprio perché sono personaggi che travalicano il loro esercizio particolare, emozionano. Sono pochissimi, però quelli che ci sono restano poi nella storia. Pantani è uno di questi. In quel momento in cui stava per consolidare ancora di più tutta la sua leggenda e ovviamente mettere un altro tassello, chissà quanto altro e cos'altro sarebbe potuto succedere, viene fermato. Viene fermato con un'accusa pesantissima, perché è l'accusa di aver fatto questa manipolazione dell'ematocrito. Io dopo, sì, comincio a entrare. In dettaglio, correggimi. Non era un controllo antidoping. Uh-huh. La federazione in quell'anno faceva un controllo chiamato Io non rischio la salute, preventivo, quindi non dimostrava l'assunzione di prodotti doping, ma chi aveva più di 50% di ematocrito veniva fermato per 15 giorni per valutare lo suo stato di salute e poi poteva ripartire. Pantani fu trovato con 53 di ematocrito e quindi fu escluso a gioco forza dal Giro d'Italia. Quello non voglio svelare troppo del libro, ma bisogna dire certe cose. Sì, sì, sì. E diciamo c'è anche, diciamo, tutta la storia, quello che è successo quel giorno in particolare da un hotel, la provetta come fu tenuta eccetera, però la taratura dello strumento, che poi era anche il mio lavoro, è stata sbagliata. Sembra strano, no? Perché sì, cioè, uno dice come, però io faccio sempre l'esempio dell'autovelox. Se tarato uno magari è già superato di 1 km/h, no, la velocità, certo, e quindi ho preso la multa, però deve essere ben tarato. Quello che riesco a dimostrare nel libro è proprio questo, che hanno sbagliato con nome e cognome la taratura.
Certo. Questo non l'ho potuto dire nel 98 perché i fogli originali dove sono stati fatti poi gli esami, firmati, eccetera, solo 4 anni fa sono stati pubblicati. Quindi, diciamo, i fogli veri dove Pantani ha firmato, come era stata fatta la taratura, sono usciti fuori solo 4 anni fa. Un po' mi ci è voluto per scrivere il libro, perché certo, non è certo il mio lavoro. E quindi l'anno scorso è uscito questo libro e viene spiegata un po' tutta la procedura, dove hanno sbagliato. Certo, e tra l'altro, come dicevi giustamente, è spiegata molto chiara e poi eventualmente, come dico sempre, se ci si imbatte in qualcosa che non si capisce è inutile andare a approfondire, sì, basta saltare un attimo e dire questo non è il mio campo, vado avanti, perché poi la vicenda è ben, ben chiara e tra l'altro sostenuta da questi fogli, perché ci sono lì. Sì, sì, proprio ho pubblicato il foglio dove ha firmato Pantani. Diciamo che è stato un errore non voluto, a mio avviso, però di non competenza nel sapere utilizzare uno strumento che già di per sé non era preciso. Noi pensiamo che l'ematocrito sia una cosa importante, no? Cioè 50, 51. In realtà noi, persone normali, c'è chi ha 38, chi ha 43, chi ha 53, stanno tutti bene. No? Cioè è un valore, diciamo, che il nostro organismo autoregola e ognuno c'ha il suo. Ognuno c'ha il suo. È logico che prima di un'operazione è importante non avere un ematocrito. L'ematocrito vuol dire il numero dei globuli rossi, quelli che trasportano l'ossigeno, okay, troppo basso. Perché... Ecco, vediamo, guarda, la regia ci sta mandando... Sì, qui ci sono i globuli rossi. Questo è il foglio che ha firmato Pantani dell'esclusione e c'è scritto proprio una particolare frase dove l'Unione Ciclistica Internazionale dichiara come viene atterrato lo strumento ed è sbagliato quel modo di atterrarlo. Ah, quindi possiamo dire che l'Unione Ciclistica Internazionale e anche il CIO, perché sopra l'Unione Ciclistica Internazionale c'è il CIO, hanno sbagliato a atterrare lo strumento. Certo, hanno adottato un sistema sbagliato, una procedura sbagliata di taratura di uno strumento che già di suo, comunque, tu dici nel libro, non è proprio talmente preciso, no, da poter determinare viene una causa di esclusione così importante. Viene definito entry level, nel senso che è uno strumento veloce per l'analisi non precisa, ma dà un'idea di come è una persona. Uno strumento costo di 20 milioni delle vecchie lire, quelli più sofisticati, che davano valori maggiori, maggiormente precisi, costavano 10 volte tanto. Tu per un periodo della tua vita ti sei occupato della produzione di questi... No, io lavoravo, oltre a essere biologo, ho un dottorato di ricerca, quindi una specializzazione in metodologie biochimiche e farmacologiche, e tra le varie cose... Diciamo, ho fatto anche dei test antidoping con la federazione per valutare proprio quello strumento, certo, certo, come lavorava. Per cui ti sei ritrovato sul tuo, insomma. Quello lo facevamo noi a Urbino, certo, per la Federazione Ciclistica Internazionale Italiana, certo, quindi era proprio uno studio pilota. Una cosa che mi ha colpito all'inizio, non sapevo come interpretarla, poi dopo devo dire che riflettendoci sono più... colpito favorevolmente da questa cosa, è che tu non sposi nessuna tesi complottista, non accusi sostanzialmente nessuno, scegli una via che è quella dell'errore. Sì, in realtà io parlo più di sbaglio, no? Che errore. La differenza fra errore e sbaglio, noi diciamo molte volte errore e sbaglio è la stessa cosa, uh-huh, in realtà non è proprio uguale. Diciamo l'errore lo faccio involontariamente, lo sbaglio è quando non so utilizzare uno strumento, non so proprio, non sono competente in materia, okay, e quindi qui c'è stato più uno sbaglio. Uh-huh. Lo sbaglio è quando credo vedo la luna riflessa in un pozzo, mi butto nel pozzo, convinto, credo di andare verso, esatto, la luna, ma la luna è riflessa, per, esatto, andare verso la luna devo andare in cielo, esatto, quindi ecco, è stato proprio uno sbaglio di come valutare questo sangue di Pantani, è capitato a lui e io dimostro nel libro che quello strumento poteva leggere 46 di ematocrito e 56, quindi 10 punti di differenza a seconda del settaggio. Certo. Questo è... E poi non c'era un margine, comunque, come hai fatto, sì, prima l'esempio dell'autovelox, no? ci concedono questo 10%. Erano consapevoli di questo e dal valore dell'ematocrito rilevato nel ciclista toglievano un punto, in modo, uh-huh, arbitrario, non c'è, sì, niente così, scientifico, così. Togliamo un punto, uh-huh, ma però... già nel 99 era uscito su BC Sport delle anteprime che questi test non erano, perché i medici stessi delle squadre
facevano l'esame alla mattina a un corridore, lo facevano in un altro laboratorio al pomeriggio, c'erano variazioni di 3-4 punti e non capivano com'era, certo. com'era possibile. Quindi, ma è una cosa gravissima, cioè io leggendola e sentendola, no? Diciamo, è un libro scritto proprio per dopo 20 anni, però per rendere onore e giustizia a un grande, certo, campione, certo. Posso dire questo per far capire alle persone, e io dico sempre, è come una bilancia che pesa 3 kg ma vado a pesarne 5, no? È tarata per 3 kg. Allora l'ematocrito può essere 38, può essere 50. Quando anche lo vado a tarare la macchina, non conto se lo taro a 38 e poi leggo 50, certo. Lo taro già a 50, no? Certo. Quindi più vado distante dal punto di taratura e più ci sono errori. Certo, certo. E questo è un libro che molti, ripeto, molti anche giornalisti famosi nel campo del ciclismo, che adesso vediamo in televisione, diciamo durante il giro, hanno visto, e verrà fuori, piano piano, certo. Adesso siamo finito il lockdown, uscirà, e qui TV Rossini... Certo, in anteprima. Ti faccio due domande. Tu poi, in realtà tu avevi conosciuto Pantani, sì. L'avevi già incontrato, sì. E comunque in parte anche da questa sensazione probabilmente che anche tu hai avuto quando l'hai conosciuto, ti è nata questa voglia di andare ad approfondire, certo. Qualcosa che non ti tornava, no? E oggi, naturalmente hai seguito anche la vicenda umana dopo, successiva di Pantani, ti aspettavi una conclusione così? Ma nessuno si aspettava quella, la conclusione, anche se i miti hanno un po' questo, no? Certo. Qualche mito anche della, no? Musica è successo e poi diventano miti, Amy Winehouse, tanti, sì, anni, sì, no? Sì. Viene la musica. Non ce l'aspettavamo nessuno, perché io mi ricordo che facevo colazione quella mattina del 14 febbraio e ho acceso la televisione, è venuta fuori questa notizia della tragica scomparsa di questo campione. Però ecco, il 5 giugno del 99, quando l'hanno escluso, in quel preciso istante è scattato qualcosa nella sua testa. Lui ha detto anche una frase, sibillina, ma a posteriori ci fa vedere, ci fa capire certe cose. Voi credete che mi drogo? Adesso vi faccio vedere chi è un drogato. Ha detto queste parole. Quindi diciamo che forse dopo, nessuno può escludere che, certo. È andato verso una, certo. Non è un esempio per le generazioni, no? Sicuramente. Però lui si è sentito tradito perché era nel giusto e per qualche motivo che non so, non lo sapremo, certo, mai, certo. È stato escluso e quindi questo non ha mai digerito, ecco, non l'ha mai metabolizzata questa cosa. Ci credo. L'altra cosa che ti voglio chiedere è questa invece, a oggi con la situazione ematocrito, controlli eccetera, come siamo messi? No, beh, adesso è cambiato radicalmente il tipo di analisi. Quelli erano strumenti di 20 anni fa, è come, certo. Una macchina di adesso e di, certo. 20 anni fa, no? Certo. Quindi gli atleti sono molto più controllati. Io dico sempre, non basta mai, no? Nel senso che bisognerebbe sempre più far controlli. E c'è una dirigenza a livello internazionale che è molto più attenta a questa problematica legata, certo. Allo sport, ma alla salute di tutti poi, ecco. L'ematocrito adesso viene considerato doping o è sempre come... Sì, viene controllato, addirittura hanno un passaporto biologico, quindi uno non può passare da 42, 48, 50 nell'arco di qualche mese. Uh-huh. I campioni soprattutto sono tutti controllati. Certo. Dobbiamo ricordare che ci sono 3 sport che sono controllati con gli esami del sangue, che sono il ciclismo, lo sci e il pentathlon. Quindi tutti gli altri sport fanno solo le analisi delle urine, mentre questi 3 sport fanno anche le analisi del sangue. È per questo che io dico sempre, si sente parlare dei ciclisti, perché un conto è controllare l'urina, certo. Un conto è controllare il sangue, certo. No? Ma lo sci, adesso così la curiosità, lo sci di fondo o lo sci da discesa? Tutto lo sci, anche? Tutto lo sci? Non lo sapevo. Tutto lo sci, sì. Non sapevo. Quindi diciamo sono i 3 sport in cui le dirigenze a Roma hanno deciso di approfondire questa problematica grossa che ha le varie federazioni hanno. È logico che su un campione di 100 atleti è più facile trovare, certo. Qualcuno che ha barato, no? Certo, certo, certo. E leggetelo. Allora, dove lo troviamo questo libro? Ma si trova in libreria, basta ordinarlo. Lo faccio vedere così. C'è veramente la verità su quel giorno e ridiamo dignità a un grande campione, sì. Che se la merita tutta per le emozioni, ritornando alle emozioni iniziali, esatto. Che ha dato a tutti noi nel 98 quando ha vinto Giro e Tour.
e ci si fermava di lavorare, certo, no? Certo, per certo. Guardare Pantani al tour. Esatto. Questo. No, sicuramente. E ti dicevo che è proprio per questo che dopo un primo momento in cui dovevo decidere che posizione prendere, per il fatto che tu non prendi una posizione contro un complotto, perché si era parlato della mafia di non so dove, anzi, che le scommesse, eccetera. Alla fine, diciamo, da lettore preferisco questa posizione, perché poi ognuno si farà la sua idea. Qui ci sono dati, c'è una verità inconfutabile, dimostrata e riportata con appunto immagini e con tutto quello che serve per dimostrare quello che si sostiene. Dopodiché ognuno poi si fa una sua idea del perché, perché comunque un perché ci sarà stato. Può essere anche così, appunto, uno sbaglio, però sarebbe uno sbaglio di cui qualcuno in questo momento dovrebbe continuare a pentirsi per tutta la vita, insomma. L'Unione Ciclistica Internazionale, quando sbaglia a fare un test, certo, sbaglia. Quindi io in realtà non è che non dico non si sa chi è, si sa, certo, benissimo. Sì, chi sì, è stato, sì, no, chi è stato, però, sì. Però infatti non mi è arrivata neanche nessuna denuncia. Certo. No? Ah sì, sì, avendo fatto tutti i nomi, se c'era qualcosa che non... Però è triste. Ecco, io dico, ecco, sempre, certo, forse il lettore, molte persone che l'hanno letto, ci siamo confrontati, è triste sapere che è successa una cosa così a un grande campione. Certo. Però bisogna anche considerare che il controllo dell'ematocrito è una cosa abbastanza semplice. E io dico a tutti, ma quanti errori avvengono negli ospedali, no? L'abbiamo, sì, visto anche ultimamente, no? Certo. Per cose molto più serie. Certo. Quindi è stato preso sono state prese delle decisioni con troppa leggerezza. Ecco, questo, esatto, è sicuro. Esatto. Poi ci sono sempre i responsabili. Insomma, mentre parliamo io continuo a cadermi l'occhio sulla bicicletta. 8,4 kg di bicicletta. E ha vinto, insomma, l'Alpe d'Huez, ha fatto il miglior tempo gli anni prima anche, con una bicicletta da 8,4 kg, si parla di leggerezza, sì, sì, di biciclette moderne, no? Noi abbiamo tanti negozi, certo, a Pesaro, che hanno queste biciclette in carbonio, bellissime, molto più performanti di questa. Il record di ascesa, l'Alpe d'Huez, con 37 minuti e 35 secondi, rimane a Pantani. Rimane lì, insomma. Rimane lì. E questo vuol dire. Sì. No, guardavo la bici anche perché prima consideravamo, no, che la bici, piuttosto più di altri strumenti sportivi, è quella, no? Cioè è difficile che io, anche avendo una quantità di soldi illimitati, possa entrare in possesso della moto di Valentino. Perché? Perché la moto di Valentino non è una, la moto di Valentino sono tante, vengono cambiate, vengono modificate, poi una volta casca la cambiano tutte, per cui non è quella, no? Dovrebbe essere quella di quel Gran Premio, insomma è più complicato. Invece per quanto riguarda il ciclismo esiste quella, che è quella bici, di questa mai detto ne esistono poche. Ma in realtà nel 98 lui aveva 10 biciclette, uh-huh, erano biciclette alleggerite alle verosimile come telaio, si rompevano, cioè biciclette che tenevano i suoi 54 kg, ma 60 kg non li tenevano, certo. Poi bisogna considerare le buche, no? Sì, esatto. Bisogna considerare l'utilizzo, le cadute. Ne sono rimaste 4, una a casa dei genitori, una l'ho io, una alla Bianchi e una c'è la Grimaldi, che è il patron della Bianchi. La storia di questa bicicletta è simpatica perché... Mentre facevo una visita, le mie visite da biomeccanico e anche da, diciamo, da preparatore atletico, io chiedevo a tutti, hai una bicicletta d'epoca? Hai una bicicletta d'epoca, no? In quel caso era Teramo, ho chiesto a questo signore se aveva una bicicletta, ha detto, io no, ma il mio amico ha la bici di Pantani. E io gli dissi, come quella di Pantani? No, la sua. Questa è stata presa, Pantani a dicembre del 98 fece un'asta di beneficenza. Uh-huh. E quindi questa bicicletta e altri cimeli vennero messi all'asta, sì, per acquistare un'ambulanza, un gesto, uh-huh, molto nobile da parte di Pantani, e aiutare una casa famiglia. E quindi questo signore di Teramo aveva questa bicicletta e l'11/11/2011, quindi un giorno, anche, no, un giorno particolare, particolare, sono riuscito ad averla. È la domanda dopo averla acquistata. Certo. Perché me l'hai venduta, no? Uh-huh. Cioè, è normale. Certo. E questo signore mi lasciò perplesso perché mi disse, io non ho bisogno di tenere la bicicletta di Pantani perché Pantani ce l'ho nel cuore. E questa è stata, diciamo, un'emozione ulteriore. Bello, no? Bello, sì. Perché sicuramente è una gran verità anche questa. Certo. Questa naturalmente è una delle tante bici che tu conservi nell'ambito del Italian Legend Bicycle, che è il tuo... passione.
la tua passione, diciamo, e che in questo momento è nell'aria per essere esposto, insomma, ci sono un po' di cose. Sì, diciamo, non dico niente io perché so che c'è una riservatezza, però dici tutto quello che ci puoi dire su... Allora, con l'amico fratello Adriano Vispi abbiamo restaurato tante biciclette, proprio perché ci piace magari trovarci nel suo garage, metterle a posto, trovare i pezzi, andare anche in cerca delle biciclette dei campioni, no? Abbiamo altre biciclette come quella di Moser, di Gimondi, di Argentin, poi anche tante altre biciclette dei ciclisti normali, che però Adriano con la sua pazienza è riuscito a restaurare vite per vite, mettendo la vite giusta dell'anno giusto, con veramente una pazienza incredibile. Quindi con questa amicizia siamo andati ormai da 12-13 anni a collezionare un vero e proprio museo, un'esposizione con più di 300 biciclette, e ognuna va dal 1898, le prime francesi, fino a queste del 98, diciamo, di Pantani, anche se la bicicletta d'epoca, due cose per chi è appassionato dell'eroica, certo, di queste manifestazioni. Deve avere i fili esterni, la bicicletta d'epoca, il cambio al telaio e i pedali non a sgancio rapido. Quindi questa di Pantani sarebbe fuori epoca. Ah, già non è più d'epoca. Perché fino all'87, diciamo che questi cambi al manubrio sono arrivati nel 1987, e lì è uno spartiacque fra la bicicletta di Moser, di Gimondi, di Coppi e quelle che vengono dopo. Quindi, anche perché con quelle di prima dovevi staccare le mani dal manubrio per cambiare. Sì, questi qui sono un campagnolo, ma creata dalla Shimano è stato un passo in avanti che tuttora c'è. Ecco, adesso siamo arrivati a quell'elettronico, no? Abbiamo biciclette, basta fare un giro per i negozi, di Pesaro, bellissime, in carbonio, con addirittura il cambio non più col filo ma elettronico, cambia tutto wireless, certo. Quindi è un'evoluzione enorme. Chiaro, è così. Per cui è ancora più importante andare a conservare come si dovrebbe quelle di un certo periodo storico e riportarle, insomma, per la passione di tutti gli appassionati. Ogni bicicletta ha la sua storia. Certo. Io quando vedo, abbiamo trovato una bicicletta del 29 di Rafale, nel 29 Giuseppe, è una Rafale di Giuseppe Pancera. Pancera arrivò secondo al Tour di Francia e correva per la Bianchi per sostenere questo italiano che cercava di farsi onore in Francia. La Gazzetta pose una sottoscrizione, quindi raccolsero dei soldi e gli inviarono per farlo vivere, perché non è che era tanto, non poteva andare in albergo a dormire. Certo. Quindi ogni bicicletta ha una sua storia, ci perderemo in pomeriggi interi. Certo. Alcune di queste bici si sono potute vedere durante il passaggio del giro due anni fa, giusto? Io devo ringraziare l'amministrazione comunale, l'assessorato, diciamo, alla cultura, il vice sindaco Vimini, perché ha capito l'importanza della bicicletta Pesaro, città della bicicletta. Durante l'arrivo di TAP del 2019 e anche nel 2020 abbiamo fatto due esposizioni, una ai musei civici e una alla Fondazione della Pescheria, dove abbiamo esposto una sessantina di bici che raccontavano il Giro d'Italia, e purtroppo con il lockdown l'ultima esposizione, la Pescheria, è stata breve, però abbiamo cercato di far vedere ai pesaresi queste biciclette, che non è facile vederle tutti i giorni. Certo. E adesso c'è qualche progetto in aria di cui puoi parlare? Non posso parlare, nel senso che queste biciclette sono un patrimonio culturale di Pesaro, no? Non dico dell'associazione, ma di Pesaro. Sarebbe bello vederle esposte, no? Adesso vediamo cosa poter fare. Ci sono tante cose che bollono in pentola, diciamo che stiamo a vedere, però ci sono delle buone possibilità di poterle offrire a tutti i pesaresi in modo che le possano vedere da vicino. Ecco. Mi piace sottolineare questo fatto che tu hai parlato dell'assessorato alla cultura e hai parlato di patrimonio culturale, perché è uno di quei casi, come dicevo prima, in cui lo sport supera i suoi limiti e le sue barriere e diventa cultura popolare e cultura alta. Per cui è importante, appunto, che questa realtà poi venga esposta, illustrata, raccontata anche nei posti giusti, no? Appunto, che possono essere questi musei nuovi poi che vengono realizzati in maniera interattiva, no? Perché poi la bicicletta si presta particolarmente, basta mettere un video a fianco dove si vedono le gesta, ecco che la bici comincia a muoversi da sola, anche se in quel momento lì è ferma, ma certo, per cui è uno spettacolo, insomma. Direi che ogni bicicletta ha una sua storia, ma io mi appassiono molto, oltre al corridore,
al telaista. Quindi mentre una volta ero appassionato di Colnago, un marchio storico, adesso vado in cerca insieme ad Adriano Vispi dei piccoli artigiani, quelli che per fare una bicicletta ci impiegavano un mese, non tre ore. Certo. E vediamo dei capolavori, perché diciamo tutta la manualità un po' si è persa, no? Sì. Quindi costruire una bicicletta in acciaio ci vogliono circa un telaio, tre ore e mezzo, no? E ci vuole una grande maestria, perché l'acciaio per essere saldato deve arrivare a 800 gradi, ma non a 850, perché altrimenti la bicicletta poi si rompe. Certo. Quindi c'era una maestria dei nostri nonni, anche bisnonni, che addirittura all'inizio, quando non c'era il gas, mettevano questo carbone dove infilavano questi tubi per saldarli, non regolando bene la temperatura. Bisogna essere molto bravi, tenerlo i giusti secondi. E poi creavano sul telaio delle forme davvero uniche, ecco. È sempre, allora, uno dei, avete sentito prima, riassumo, avete sentito prima, questa è la puntata che conclude la serie, e io devo dire che uno dei regali che ho avuto a condurre questa trasmissione è stato quello di conoscere tante persone che hanno questa grandissima passione, e parlare con Dario dal primo giorno che ci siamo incontrati è sempre stato una rivelazione, proprio perché traspare questa passione che si sviluppa attraverso la ricerca della verità, la conoscenza di Pantani, mescola la sua professione, la sua passione, le sue conoscenze, che sono un pozzo di scienza infinito, e questo travolge, devo dire la verità, almeno a me fa questo effetto, spero, mi auguro che faccia lo stesso effetto anche ai nostri telespettatori, che non mancheranno a questo punto di procurarsi il libro e leggerlo, e questo qui, ragazzi, è importantissimo, e anche di non perdere l'occasione di vedere questi cimeli straordinari quando verranno proposti, sì, e si saprà sicuramente attraverso i musei un po' chiusi, certo, stanno riaprendo, certo, quindi ci vuole un po' di tempo. Certo. Però, allora, chi vince il giro? Ma io spero, da appassionato, Bernal, il colombiano, che è primo in classifica attualmente, anche se ha avuto una giornata nera proprio due giorni fa, dove è rimasto primo in classifica, si dice, per il rotto della cuffia, no? È un bravissimo ragazzo, ha già vinto il Tour, ha avuto dei problemi, è molto modesto, e lo rende questo non essere il cannibale, no? Ci ricordiamo Eddy Merckx, che vinceva tutto, certo, senza, certo, guardare nessuno. Avere un giorno di crisi, vederlo soffrire e andare via il suo sogno, di quello di vincere anche il Giro d'Italia, l'ha reso più umano. Credo che riuscirà, io gli auguro che riesca a vincere lui, perché in Colombia è un po' come in Italia negli anni 50-60, dove il ciclismo era molto forte, dove negli anni 50 ci si fermava e si andava fuori dei bar a vedere chi aveva vinto la tappa, perché non c'era la televisione. Certo, certo. Quindi tutti i bar mettevano la classifica del giorno scritta fuori. Era una cosa carina che succedeva in Italia. Ecco. Insomma, nonostante la tecnologia, nonostante l'iperpreparazione, nonostante tutto quello, gli allenamenti, eccetera, il ciclismo resta ancora uno sport di passione, di forza, uno sport a misura umana comunque. Diciamo che il ciclismo è molto duro, non si gioca per 90 minuti, anche se tu, massimo rispetto per, certo, il calcio, ma una tappa dura 6-7 ore e il giorno dopo ce n'è un'altra. Certo. Quindi è uno sport dove solo chi ha grande passione per questo sport e vuol fare grandi sacrifici può emergere. Ci vuole tanto talento, perché se uno non ha talento, poi naturalmente ci sono tanti cicloturisti, certo, come sono, certo, io, certo, però per diventare un campione solo quelli che hanno talento sono al Giro d'Italia, ecco, questo è sicuro, è uno sport vero. Dario, veramente grazie per questa bellissima chiacchierata, grazie per averci portato questo cimelio, ci dispiace che adesso ce lo riporterai via, ma ricapiteranno le occasioni, non mancheranno, e ti prenoto già per la, sì, prossima edizione, la prossima stagione. Ci aggiorniamo sicuramente. Qualcosa di nuovo. Grazie veramente, Paolo, e grazie anche a TV Rossini per questa possibilità di essere stato qui ospite. Noi adesso andiamo in pubblicità, prima però ricordiamo l'esito temporaneo del nostro sondaggio tra tatuaggi sì e tatuaggi no. Per adesso il 60% si esprime per il no. Io pensavo che si tatuassero tutti, meno io. Te c'hai un tatuaggio? Sì, ma mia mamma non mi voleva dare da mangiare per 7 giorni. Io non ce l'ho. E salutiamo chi ci saluta a sua volta dai social: Moreno, Annalisa, Antonio, Michela, Gabriele, Ilaria. Ricordiamo che c'è uno strumentino che è la app di Rossini TV per avere sempre la televisione in tasca. E lanciamo la pubblicità e vi invitiamo a restare con noi, perché subito dopo torneremo con il secondo ospite della giornata, Simona Guidarelli,
sindaco di Pergola. Restate con noi. Grazie Dario. Bene, no? Siamo riusciti. Ci siete tutti? Avete fatto benissimo, perché adesso siamo col secondo ospite della nostra giornata e diamo il benvenuto a Simona Guidarelli. Buongiorno Simona. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Simona Guidarelli è il sindaco di Pergola. Esatto. E l'abbiamo voluta invitare come ultimo ospite della prima stagione, insomma ci tenevamo perché avevamo fatto un tentativo, ma erano periodi turbolenti, traffico, tempo brutto, insomma un po' impegni amministrativi, insomma eravamo riusciti con Pergola solo a fare un collegamento online a distanza, che poi non era venuto neanche benissimo, insomma, e allora ci voleva la presenza di Simona, ci voleva qui in studio. Noi abbiamo conosciuto il sindaco un anno e mezzo fa in occasione di un nostro speciale che abbiamo fatto a Pergola per uno degli appuntamenti di cui parleremo anche dopo, sì, della festa del tartufo. Sì, per la fiera del tartufo. È la fiera del tartufo. E in quell'occasione, insomma, abbiamo fatto una bella chiacchierata. Allora ho detto: no, ho conosciuto tanti sindaci proprio con l'occasione di Casa Rossini, e invece quelli che avevo già conosciuto da prima non possono mancarmi. Vi per dovevo cui... venire a trovare. Esatto, ci ho tenuto. Allora, Simona, guardiamo subito il rito del Librone, sì, il nostro personaggio. Nata il 20 aprile, io me li sono messi col segnalibro, e il giorno della sfida al mondo, PEM. I nati il 20 aprile hanno delle sviluppatissime doti di leadership. Vedi, io non dico niente. Una forte spinta interiore dirige costantemente verso l'alto questi dinamici individui, orientandoli verso la realizzazione degli obiettivi, successo e potere. Essi però difficilmente si accontentano di progredire in prima persona e cercano continuamente di mettere sulla retta via anche la loro famiglia, l'azienda e il loro gruppo sociale. I valori di gruppo rappresentano una vera priorità per loro. Sembra scritto apposta, invece ho letto tutto pari pari. Ti dico anche, non so se lo sai già, che il tuo giorno ha quattro nascite importanti. Una è Jessica Lange, attrice attualmente ancora in attività, ma famosa per film un po' del passato, come Il Postino suona sempre due volte. Uno è Miró, uno è Napoleone III e l'altro è Adolf Hitler. No, non lo sapevo. Non sapevi di Adolf Hitler? No, sì, gli altri non lo sapevo. Vedi? Questo è l'unico. E potente, ispirata, entusiasmante, sono i pregi, insomma, dai, abbiamo fatto un bel quadretto col quale adesso possiamo cominciare a raccontarci un po' le cose che vogliamo raccontare tra di noi, ma soprattutto far sapere ai nostri telespettatori a casa. Allora, Pergola, 6.000 abitanti, in calo demografico. Sì, purtroppo quello del calo è un problema molto sentito nella nostra città, nel nostro paese. La popolazione è prevalentemente anziana e i giovani purtroppo spesso decidono di rimanere fuori, di andare a vivere fuori. Ecco, quindi questo è un problema molto, molto grande che sicuramente va affrontato, non è semplice, è un problema diffuso, non è solamente il nostro, no? È comunque molto diffuso nelle aree interne soprattutto. Però ecco, c'è un'estrema necessità di creare condizioni migliori affinché le persone possano venire a vivere nei, certo, piccoli centri, ma anche per trattenere quelle che invece vanno. Ma agganciarsi un po' a questa cosa, questa moda del momento, anche favorita dal problema del Covid, no? Il Covid ha dato la possibilità a tanti di capire che si può lavorare da casa, sì, e qualcuno sta cominciando a farsi un ragionamento. Quelli che una volta erano uno sparuto manipolo di quelli che chiamavano i nomadi digitali, che addirittura esageravano, andavano, io c'ho un mio amico che è andato in Thailandia, insomma, voglio dire, non c'è bisogno, si può andare anche a Pergola, voglio dire, si può arrivare anche solo a Pergola. Agganciare questo tipo di trend? Questa è una cosa che molti piccoli borghi stanno cercando di fare ed è sicuramente molto valida. Nel nostro territorio c'è il problema comunque di non avere ancora dei supporti tecnologici, di non avere ancora delle infrastrutture tecnologiche abbastanza efficienti. Da noi si sta provvedendo, ecco, a stendere i cavi della fibra, per dire, quindi in tutto questo periodo il problema dei collegamenti è stato veramente grande. Noi abbiamo sia il problema dei collegamenti fisici, comunque
strade e infrastrutture, certo, insomma, che creano notevoli difficoltà, perché anche solo per arrivare, ecco, alla costa, per chi si sposta giornalmente per lavoro, comunque i tempi sono lunghi, le strade non sono ottimali, quindi questo rappresenta sicuramente un ostacolo in più a continuare a vivere nell'entroterra. C'è da migliorare, c'è da fare anche dal punto di vista appunto tecnologico, perché per lavorare lì, per rimanere lì, sia per quanto riguarda le aziende sia per quanto riguarda i privati, no, a cui tu ti riferivi, c'è bisogno comunque di ottimi collegamenti. La Pergolese, no, è una di quelle vie che si sente ogni tanto. Tutte le vie che cominciano, che finiscono per Ese sono sempre un po' turbole: la Pergolese, la Montelabatese, la Marechiese, sono tutte strade, insomma, che ci fanno pensare a qualcosa di complesso, no? Perché probabilmente sono vie di grande scorrimento che attraversano dei centri, attraversano tutto, centri urbani, sono vie lente, quindi di conseguenza, esatto, quindi sono apprezzate da chi viene magari in vacanza, da camperisti. Mi è capitato più volte che camperisti che venissero a Pergola percorrendo appunto la Pergolese, no, da Marotta risalendo, apprezzassero proprio il territorio, le colline circostanti, quindi certo, percorrono la strada e hanno modo di apprezzare il territorio, sì, però ovviamente per chi ci vive e deve muoversi per lavoro, quella strada faccio una battuta, soprattutto difficile. Se è dietro un camper gli giro una battuta. Se è dietro il camperista che guarda il panorama, quello che deve arrivare all'appuntamento di lavoro, insomma, non è tanto difficile. Sicuramente il fatto di riuscire ad avere dei collegamenti migliori con la costa, con alcuni, certo, punti in particolare, è una cosa, è un obiettivo, insomma, molto difficile, ma che sarebbe importante raggiungere per tutto il territorio interno. Bisogna lavorarci. Intanto, nel frattempo, voi non vi siete fermati con il Covid, non avete solo fatto qualche piccolo aggiustamento, ma la stagione turistica estiva è alle porte e voi siete pronti, insomma. Sì. Il Covid, devo dire che in questi primi due anni del nostro mandato, insomma, del nostro operato, ha condizionato fortemente tutta quella che è stata la vita amministrativa. Cioè, sostanzialmente non hai fatto in tempo a insediarti, che sì, di lì a qualche settimana qualche mese, ecco, a parte i primi sei mesi, insomma 6-8 mesi, però poi il Covid ha fortemente condizionato tutto, oltre agli aspetti proprio sanitari, prettamente legati alla sanità, ma anche tantissime altre attività, banalmente anche da assunzioni che erano in corso, che invece sono state molto rallentate e che per noi erano invece fondamentali, attività amministrative comunque che si sono complicate, allungate, quindi tutto è stato fortemente condizionato. Abbiamo cercato in questi due anni comunque di mantenere fede in qualche modo a quello che avevamo annunciato, a quello che avevamo proposto quando ci siamo candidati, no, per amministrare Pergola. Una cosa in cui io credo fortemente, in cui credo molto, è proprio che ci sia la necessità di operare su due binari paralleli, quindi contemporaneamente pensare a migliorare anche nelle piccole cose la vita dei pergolesi, la vita dei cittadini che si trovano tutti i giorni ad avere delle piccole, certo, difficoltà, ma nello stesso tempo progettare e pensare qualcosa che a tempo più lungo, no, sul medio e lungo periodo, possa portare dei benefici, perché altrimenti, come dicevamo prima, la cosa da cui siamo partiti, lo spopolamento è tanto, grazie, le difficoltà sono tante e tra qualche anno poi ci troveremo ancora peggio, no, con problemi ancora più grandi. Seguendo questo fronte abbiamo cercato di appunto portare avanti quello che è il progetto delle tinte, che è il nostro progetto, diciamo, principale più a lungo termine, ma contemporaneamente non tralasciare tutta quella che è la manutenzione, ad esempio, delle strade o piccoli interventi che possono essere necessari proprio per parte, anche a volte solo per parte della popolazione, ma che comunque sentono fortemente una necessità, un'esigenza. In tutto questo anche il pensare alle iniziative, alla stagione estiva, alle manifestazioni principali. Certo. Purtroppo molte sono state riviste, lo scorso anno anche annullate a causa appunto dell'emergenza sanitaria in corso. La stessa Fiera del Tartufo a cui facevi riferimento lo scorso anno sin da inizio settembre, quando ancora comunque sembrava sarebbe stata possibile, ancora non era proprio impossibile. Sì, non era esploso ancora quella che hanno chiamato seconda ondata. Seconda ondata, sì, ancora a livello di decreti, diciamo, questa cosa non era proibita, non era limitata. Abbiamo deciso comunque fin da subito di annullarla, perché non sarebbe stato opportuno, da una parte sia per una questione di coscienza, diciamo, certo, così, no, vista la situazione, dall'altra anche perché, essendo alla 25ª edizione, una manifestazione di una certa tipologia, con un certo format, insomma, con certe caratteristiche, è anche bene riuscire a metterla in atto con quelle caratteristiche. Certo. E quindi abbiamo così l'anno scorso deciso di
di fermarla, di stopparci per un anno, e quest'anno abbiamo continuato a lavorare appunto a questa 25esima edizione, rivista con tutte le limitazioni, le restrizioni dovute al Covid, e in autunno, in ottobre, ecco, incrociando le dita, esatto, che tutto andrà per il meglio, ci auguriamo tutti che sia così, saremo pronti per questa nuova edizione. In particolare l'assessore Santelli al turismo sta seguendo l'organizzazione, e nei giorni scorsi anche è stata a Roma, all'ACI, proprio per una convenzione, un accordo, per un'iniziativa che farà parte comunque della fiera legata all'ACI, quindi con il loro patrocinio, con il loro supporto a livello nazionale. Insomma, stiamo lavorando parecchio su questo fronte. Io mi ricordo che ero rimasto colpito da questa idea di diluirla in tre domeniche, no? Sì, questa... mantenete, sì, la formula, e la mantenete, sì, anche su tre domeniche? Sì, allora la formula la manteniamo, è nata così molti anni fa, e inizialmente avevano provato a fare anche il sabato in alcuni casi, insomma il fine settimana, in realtà poi si è stabilizzata, diciamo, sulle tre domeniche, e manteniamo questo format. Stiamo lavorando, però ancora non so se riusciremo ad una quarta data, ad una quarta domenica, vista la particolarità, ecco, della 25esima, certo, edizione, però ancora non, certo, 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 non ne siamo certi. E invece a fine giugno c'è questo 75esimo anniversario del ritrovamento dei bronzi, sì, perché ricordiamo, sì, che Pergola è famosa anche per i bronzi che sono conservati, sì, nel museo, i bronzi dorati di Pergola, esatto, appunto sono stati ritrovati, abbiamo la fortuna di custodirli nel nostro museo, sono stati ritrovati nella frazione di Cartoceto di Pergola, e a fine giugno ricorre proprio, ecco, questo anniversario molto particolare. Noi già quando eravamo in minoranza, prima di arrivare, ecco, in amministrazione, al 70esimo avevamo comunque allora come associazione politico-culturale organizzato un piccolo convegno, delle iniziative, sollecitato la regione a suo tempo affinché intervenisse a sostegno del nostro museo, quindi ci eravamo già attivati sin da allora. Adesso, essendo, no, proprio amministrazione, ci è sembrata, insomma, un'occasione, certo, da valorizzare, da cogliere, per porre ancora di più l'accento sul nostro museo. Quindi in questo caso in particolare l'assessore alla cultura Mariani sta lavorando con la soprintendenza per un incontro, un convegno che si svolgerà più avanti nel corso dell'estate, ma già a fine giugno avremo delle iniziative proprio, ecco, a segnare questo, a ricordare questo anniversario molto, certo, particolare. Tutto sommato, diciamo, rispetto a un'idea come una sagra che vede nella ipotesi di più gente possibile il suo risultato ottimale, lavorare sul museo invece è più semplice anche in ambito Covid, perché comunque, sì, i musei prevedono numeri diversi, sono più facili i numeri da contingentare. Si può fare ricorso anche al digitale. Voi avete fatto qualcosa, sì, anche nell'ambito della possibilità di fare visite virtuali, cose di questo genere? Visite virtuali vere e proprie al momento no. Il nostro museo aveva un sito internet, ha ancora un sito internet molto datato, da molti anni attivo, però rimasto poco aggiornato, e quindi lo stiamo aggiornando, lo stiamo facendo, ecco, nuovo. Non è ancora pronto, nei prossimi mesi sarà, certo, pronto. Una visita virtuale vera e propria al momento ancora non è fattibile, non è prevista. Però comunque tutto quello che è, tutti quelli che sono gli strumenti, diciamo così, di promozione, no, a livello digitale, da poter utilizzare tramite i social o comunque tramite la rete, sono un tema sul quale stiamo lavorando. Abbiamo nei mesi scorsi effettuato un video, commissionato un video promozionale non solo del museo ma di Pergola in generale, per il quale abbiamo fatto una prima parte di riprese nello scorso autunno, e adesso nel mese di giugno faremo una seconda parte, proprio perché c'è la necessità di avere materiale promozionale da utilizzare prevalentemente, ecco, tramite internet, perché ormai la maggior parte del turismo, la maggior parte della promozione si muove da lì, non solo, ovviamente rimangono anche, certo, canali tradizionali, però molto si muove da lì. Collegandomi al Covid, ti volevo dire che l'anno scorso, appunto l'estate scorsa, nel 2020, abbiamo avuto dei numeri al museo maggiori rispetto a quelli dell'estate precedenti, proprio, certo, perché, come dicevi tu, ecco, nonostante le difficoltà e tutti i problemi legati al potersi muovere, al poter fare turismo come in passato, nei piccoli centri, nei piccoli borghi come i nostri, magari visite più corte, non molte giornate, però le visite anche in giornata o solo nel fine settimana sono state molto frequenti, quindi, ecco, fortunatamente i numeri sono stati molto positivi, e anche sullo slancio di questo, durante l'invernata abbiamo lavorato molto per far sì che anche in quest'estate
possa essere certo. altrettanto. Questa è una domanda che faccio spesso e soprattutto la faccio a chi ha un punto d'osservazione privilegiato, come può essere un sindaco, come può essere un assessore, come può essere anche il titolare di un'azienda importante, cose del genere. Tu pensi che la pandemia lascerà, oltre che ovviamente molto dolore, molta tristezza per chi non c'è più e tutto il resto, lascerà anche sprazzi di positività su qualcosa, su qualche miglioramento, su qualcosa che abbiamo capito, che magari forse senza questo non saremmo riusciti a capire, o perlomeno non in tempi così brevi? Ma guarda, sicuramente sì. Io credo che la pandemia ci ha costretto intanto ad utilizzare, ad esempio, dei mezzi, ad utilizzare la tecnologia anche per cose positive, per migliorare un po' le nostre abitudini in alcuni casi. Ci ha costretto forzatamente, no? Perché adesso le tantissime riunioni, tantissimi incontri che si fanno a distanza, a volte anche troppi, insomma, no? Si abusa un po', diciamo, di questa modalità perché è estremamente comoda. Viceversa, ci ha permesso di scoprire degli strumenti che magari non utilizzavamo appieno, non sfruttavamo appieno, no? Siamo stati costretti e nell'emergenza dobbiamo essere bravi a mantenere, poi passata l'emergenza, a mantenere, a valorizzare quelle funzioni, diciamo, quelle modalità che per noi possono essere positive. Certo, anche riguardo ai luoghi, possono esserci riguardo al nostro modo di vivere i luoghi, al nostro modo di vivere il tempo. Ci possono essere delle cose positive che dovremmo avere la capacità di portarci dietro, perché c'è stata questa grande riscoperta degli spazi aperti, degli spazi meno affollati, quindi non solo le grandi città, che debbono tornare sicuramente a vedere, no, numeri molto elevati, molti turisti che le frequentano, perché è giusto che sia così, ci mancherebbe, non voglio dire che non bisogna, no, frequentare le grandi città d'arte, ci mancherebbe, però è stato molto bello anche riscoprire i luoghi più nascosti, luoghi meno affollati, come possono essere quelli dell'interno anche della nostra regione. Quello che però non potrà mai restituire è la tecnologia, è il profumo del tartufo che pervade Pergola nelle giornate, appunto, della fiera. E anche il sapore e il profumo del vino dell'altro evento importante che voi avete, no? Sì, un altro prodotto tipico, ecco, principale del nostro territorio è sicuramente il vino. Abbiamo la fortuna di avere il Pergola DOC, che porta nel nome, no, il nome della nostra città. Mi viene in mente adesso, no? Sì. La pergola è l'idea, cioè io la pergola me la vedo con i grappoli d'uva. Sì, quindi ecco, il vino è sicuramente un prodotto che caratterizza estremamente il nostro territorio. Storicamente da noi un appuntamento importante dell'estate pergolese era la festa del vino, organizzata dalla Proloco sempre nel corso degli anni, non tanto dall'amministrazione, però ecco, è stato, insomma, da molti decenni un appuntamento che ha caratterizzato l'estate pergolese, per cui molti conoscevano appunto Pergola. L'anno scorso anche qui non si è potuto far nulla, quest'anno lo stesso non sarà possibile fare una vera e propria sagra, non avrebbe senso, però comunque ecco, qualche appuntamento magari più piccolo, magari più particolare, comunque a ricordare, insomma, il nostro vino, a fare promozione al nostro vino, ci sarà sicuramente. Anche la festa del vino l'anno scorso avrebbe fatto 50 anni, sarebbe arrivata alla 50esima edizione, quindi purtroppo ecco, questo 2020 ci ha fatto saltare degli appuntamenti importanti. Però si riprendono, perché comunque l'aspetto celebrativo è vero che è più bello quando casca nell'anno giusto, però diciamo che è un pretesto per poi costruirci sopra una narrazione, per cui la narrazione si può costruire e ci sono tutti i motivi per farlo, anche eventualmente un anno dopo o due anni dopo, l'abbiamo visto, cioè hanno spostato le Olimpiadi, voglio dire, non è che sia poi no, adesso si può fare. Questo Pergola DOC è un punto di riferimento importante. Esce anche un libro sul vino di Pergola? Sì, c'è un libro a cui si sta lavorando, edito da una casa editrice, dalla Kellerman, che è una casa editrice veneta, e insomma non ti dico adesso granché. Lasciamo un po' di curiosità, però ecco, abbiamo collaborato, in questo caso il vice sindaco Ilaria è quello che ha collaborato maggiormente all'edizione, diciamo alla stesura, ecco, di questo libro. Se ne è occupato Franco Tonelli, ad esempio, che è uno degli storici, diciamo, delle storiche cantine comunque di Pergola, quindi esperto sicuramente, e varie persone. Lega un po' la storia al vino, una cosa particolare, non è solamente sul vino, è molto collegato alla storia della nostra città, e sarà pronto, ecco, a breve, quindi per l'estate contiamo di presentarlo, ecco, proprio magari di abbinare le due cose e cogliere l'occasione per ricordare
ricordare questo appuntamento importante della Festa del Vino e collegarlo in questo caso all'uscita del libro. Ho notato che nomini spesso i tuoi assessori, sì. Senti forte lo spirito di squadra della Giunta? Ma sì, noi siamo, io credo che siamo proprio un bel gruppo, una bella squadra, siamo riusciti anche in questi 2 anni, appunto, nonostante tutte le difficoltà, ad organizzarci bene, a suddividere bene un po' quelli che sono gli argomenti che toccano principalmente un assessorato piuttosto che l'altro, che toccano anche gli interessi di ognuno di noi, no? Perché comunque il nostro lavoro è fatto di una quotidianità, di cose che non ti aspettavi, anche perché comunque, come dicevo, il Covid ha stravolto tutto, quindi ci siamo trovati tutti ad affrontare, io soprattutto, ad affrontare problemi a cui non avremmo mai pensato. Però il bello è anche portare parte del proprio essere in questo lavoro, quindi magari per predisposizione, per lavoro, per esperienze precedenti, ognuno di noi può avere una caratterizzazione piuttosto che un'altra, no? Può essere più portato a seguire alcuni argomenti piuttosto che altri, e quindi sì, ecco, ognuno si è ritagliato uno spazio importante, sta seguendo argomenti e temi che poi confluiscono comunque in un lavoro sicuramente di squadra. A questo punto mi fai pensare che, non volendo, siccome è venuto così spontaneo, non volendo, non ho citato allora l'altro assessore al bilancio Londei, che lo stesso è molto prezioso per noi, soprattutto, ecco, per tanti anche altri argomenti che segue, ma per tutta la parte che riguarda ovviamente il bilancio, che non è una cosa semplice da seguire. Piccoli comuni come i nostri hanno veramente tante difficoltà, e far quadrare tutto e riuscire a portare avanti anche tante iniziative, tanti piccoli lavori che sembrano scontati, perché in un paese sembra scontato provvedere a fare gli asfalti, provvedere a tenere bene le strade, provvedere, insomma, a fare tanti lavori. In realtà non è sempre tutto così semplice, certo, quindi certo. Il lavoro il bilancio è grande. Poi, tra l'altro, è in fase di approvazione in questi giorni. Sì, no? Il bilancio lo approveremo lunedì, sì, e poi, ecco, dall'avanzo, come purtroppo spesso avviene, non avendo grandi disponibilità prima per mettere in previsione molti lavori, dall'avanzo poi uscirà, insomma, usciranno quelle cifre a disposizione, appunto, per poi provvedere ad alcune necessità che ci sono in paese. Ecco, una forte attenzione da parte nostra c'è sempre stata per quanto riguarda le strade, appunto, la manutenzione delle strade, sia tramite, ecco, il lavoro dei nostri operai, dei dipendenti comunali, sia tramite interventi esterni. Anche con l'avanzo, quindi, provvederemo sia ad effettuare degli asfalti nel capoluogo, nelle zone più centrali, che ad effettuare degli interventi con ditte esterne invece nelle strade bianche, nelle strade più di campagna. Paesi come i nostri hanno territori molto ampi, quindi tantissimi, certo, chilometri di strade, le difficoltà sono tante. Ecco, e chi vive nei territori anche un pochettino più lontani dal centro, purtroppo spesso ha molte difficoltà, invece è giusto che a loro si ponga un'attenzione maggiore. Questa è una cosa che ci hanno insegnato i tuoi colleghi, mi hanno insegnato, e che io cerco di insegnare ai nostri telespettatori, cioè che voi siete custodi di un territorio che spesso viene attraversato anche nell'inconsapevolezza, per cui io prendo la macchina, devo andare da un'altra parte, passo lì, non mi rendo conto che quella strada invece è custodita e mantenuta da chi amministra quel comune, quel territorio. Si tende sempre a pensare solo al numero di abitanti, invece l'estensione territoriale è un altro dato fondamentale, che poi quello che costa, insomma, perché gli abitanti sono quello che in qualche modo è più tangibile, è più, no? E poi, tutto sommato, l'abitante, attraverso le piccole tasse comunali, porta qualcosa. Invece il territorio costa e basta, insomma. Costa e basta, come dicevamo prima, poi gli abitanti diminuiscono, quindi le difficoltà sono sempre maggiori, ma i costi legati all'estensione territoriale rimangono. E i custodi veri e propri, io credo, siano proprio anche gli abitanti, cioè il fatto di ripopolare queste zone interne. Credo che sia fondamentale anche proprio per continuare a mantenere vivi questi territori, ma non solo vivi nelle occasioni in cui ci sono delle manifestazioni, degli eventi, o comunque vivi perché devono essere pieni di persone e basta, ma proprio perché così le stesse campagne, le stesse strade, i campi, se pensiamo, no, a tutto il lavoro degli agricoltori, è l'occasione per continuare a mantenere, a custodire, appunto, questi territori. Cioè, più l'interno si spopola e più il territorio rimane non custodito, e quindi più problemi poi rappresenterà
pensiamo solo anche ai tanti problemi che oggi avvengono con le piogge, cioè è tutto un po' collegato, certo. Secondo me, ecco, quindi questa forte attenzione a ripopolare le aree interne. Noi tra l'altro stiamo anche come amministrazione, abbiamo anche volontà di, stiamo cercando di rientrare nella prossima programmazione del progetto SNAI, del progetto nazionale delle aree interne, proprio perché crediamo che questi interventi siano fondamentali per territori come i nostri. Stavo pensando a una cosa, mentre prima mi parlavi delle strade, in Italia ci sono circa 8.000 comuni, erano 8.100 una volta adesso con le fusioni. Ci sarà un comune uno dove non c'è nessuno che si lamenta perché ci sono le buche? Secondo me no, vero? Le buche sono la costante di tutti i comuni, non c'è niente da fare. Sì, dove c'è una strada c'è una buca, rendiamoci conto per forza di cose, per cui va bene. E io sbirciavo qui perché mi ero preso un po' di appunti nella nostra chiacchierata, ma penso che più o meno in realtà c'era qualcos'altro, della palestra sì. Di cui mi avevi parlato, qualcos'altro così in chiusura? Proprio al volo in chiusura, sì. A parte con la forte attenzione, come ti dicevo, per le strade, ecco, per la manutenzione, un altro progetto importante al quale abbiamo lavorato lo scorso anno è l'ampliamento della palestra e il fatto di poter arrivare ad avere un vero e proprio palazzetto. Che sarebbe opportuno, che sarebbe necessario, ecco, sia per lo svolgimento di tante attività sportive, quindi a sostegno delle associazioni sportive che ci sono, ma anche per tante altre occasioni a livello sociale, ecco, è una struttura che sarebbe molto importante. Abbiamo provveduto al progetto, abbiamo partecipato ad un bando, stiamo lavorando insieme alla provincia, ecco, per arrivare a questo risultato, ancora non posso dire di essere arrivati a compimento, ecco, però sono fiduciosa perché siamo sulla buona strada e spero presto di riuscire ad annunciare, diciamo così, ecco, a chiarire il fatto che in tempi ragionevoli dovremmo arrivare appunto a questo nuovo palazzetto che sarebbe secondo me una bella realtà per Pergola, per il tessuto sociale, insomma, certo. Ecco, e locale. Un'altra cosa che volevo dirti, che ho dimenticato prima, riguardo alle manifestazioni, se posso, sì, aggiungere, abbiamo parlato della Fiera del Tartufo, del vino, dei bronzi, volevo fare un piccolo accenno a un festival che non è direttamente organizzato da noi come comune, ma che sosteniamo come amministrazione, che abbiamo patrocinato. Un festival che si svolgerà a luglio, Alter Art, che è dedicato all'arte, alla danza, al teatro, e parla moltissimo di inclusione, quindi ecco, credo che sia veramente, certo, meritevole di attenzione, e sarà nella prima metà di luglio. E quindi ecco, potrebbe essere anche questa, vediamo, l'occasione. La locandina qui, sì, adesso potrebbe essere, ecco, anche questa l'occasione per riscoprire Pergola sotto un'altra veste. Pergola non è solo, non parliamo solo di cultura, non parliamo solo di gastronomia, ma, certo, ci sono tante altre attività, tante altre occasioni proprio per venirci a trovare. È bello che da una parte ci siano comunque associazioni che si attivano e investono la loro attività sul territorio, e dall'altra che l'amministrazione segua queste cose, sì, e sostenga, no? Vuol dire che c'è il famoso, diciamo, pubblico privato funziona, insomma, in questo caso. Sì, anche qui, guarda, devo dirti che il Covid ci ha un po' limitato in quello che pensavamo di fare, in quello che erano, insomma, i miei intenti iniziali, perché c'è forte l'esigenza di ricompattare un po' la comunità, di sentirsi più uniti. Ci sono moltissime associazioni da noi, molte associazioni attive nel volontariato, molte associazioni sportive. Purtroppo spesso c'è un po' una dispersione, c'è un po' quello che manca, insomma, è un'unione, è un tavolo comune, un punto di unione tra tutte, ed era una cosa che ci eravamo proprio ripromessi a inizio mandato. Poi anche qui il Covid, con, certo, l'impossibilità di vedersi, no, in tanti, di vedersi frequentemente, eccetera, ha un po' rimandato tutto questo. Abbiamo cercato con un piccolo segnale, ad esempio lo scorso Natale abbiamo fatto un calendario insieme alla Proloco di Pergola, soprattutto, in cui abbiamo coinvolto poi tutte le associazioni, anche in maniera marginale, però un piccolo segno per dire: facciamo tutti parte della stessa comunità, è bello fare qualcosa insieme, è bello costruire qualcosa insieme. Io credo poi che le cose più grandi si costruiscano passo passo, goccia dopo goccia, no? Partendo dalle piccole. Quindi già avere delle occasioni per ritrovarsi insieme, per fare qualcosa di concreto per la comunità, sia comunque un qualcosa che ci fa crescere, ci migliora tutti. Ecco, quindi essendo fiduciosi che il Covid piano piano ci abbandonerà, certo, non totalmente, ma migliorerà, insomma, le nostre abitudini, le nostre modalità di vivere le giornate, quello che vogliamo fare è proprio, ecco, coinvolgere maggiormente tutte le associazioni che ci sono, così come tutte le frazioni, cioè riscoprire fortemente quel senso di comunità che purtroppo negli ultimi anni si è un po' perso. Certo, e tra l'altro
peggio di così non poteva, cioè ti do una chiave di lettura, avendo iniziato col sì. Covid può solo migliorare, sì. Per cui ci si può preparare al meglio, la strada per... dovrebbe essere più in discesa, ecco, passato esatto. Questo ci si può preparare al meglio per un ipotetico secondo mandato. Allora, siamo veramente in chiusura, aiutami a fare i saluti. Voglio solo ricordare che naturalmente questa puntata verrà riproposta nelle repliche, per cui avremo e avrete possibilità di rivedere ancora per fino a domenica le puntate di Casa Rossini, ma poi sicuramente la programmazione di Rossini TV prevederà anche delle repliche, lo dico per chi non fosse stato in ascolto dall'inizio, perché questa è la puntata che conclude la nostra prima stagione. Per quanto ci riguarda, avevamo tenuto a battesimo, credo in dicembre, un libro che è questo, si chiama Ulisse e il Ciclop, viene presentato live oggi pomeriggio alla libreria Didò alle 18:15, e ci sarò io con l'autore, con Mauri Insen, per cui se avete voglia di fare un salto alla libreria Didò all'aperto, tra l'altro, potete seguire questa presentazione di questo poemetto dialettale con la prefazione di Carlo Pagnini. E per quanto riguarda il resto, naturalmente continueremo a incontrarci, a vederci attraverso gli speciali, attraverso tante altre occasioni di Rossini TV, e vi diamo un appuntamento largo, aperto a una ripresa autunnale. Simona, sei stata l'ultima ospite dell'ultima puntata della prima stagione, questo fa di te personaggio di riferimento, e sei nei titoli di coda che arriveranno dopo nell'elenco dei 173 ospiti che ci hanno onorato della loro presenza qua. Sei quella che conclude prima dell'appuntamento alla prossima edizione. Grazie ancora. Grazie a te, grazie mille a tutti voi. Grazie a tutti per essere stati con noi e per aver seguito tutte le puntate di Casa Rossini, se lo avete fatto, o comunque tutte quelle che avevate voglia di seguire, e restate naturalmente sempre all'ascolto e in visione dei programmi di Rossini TV, perché come dico sempre, ne vedrete delle belle. Grazie a tutti, buona giornata, buon fine settimana.